Ciao a tutti amici di Uplay.it, io sono Lucrezia e vi do il benvenuto a questa nuova puntata, la prima del 2023. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri nuovi video. Uplay.it! Iniziamo subito con le nuove uscite di Uplay.it edizioni di questo mese, gennaio, fra cui Brasil Imperial, che sin dalla sua prima uscita ha conosciuto un grande successo sia da parte della critica che dal pubblico. Il gioco infatti è già disponibile in 14 lingue diverse e ha vinto ben 3 premi ludopedia. Nel gioco il tuo obiettivo sarà quello di costruire il più grandioso impero nelle Americhe per essere incoronato imperatore. Assumi il ruolo di uno dei grandi monarchi del passato e mostra il tuo valore. Sarà necessario costruire edifici, gestire le risorse, esplorare il territorio, creare un ricco commercio, acquisire il sostegno delle più grandi personalità del paese e reclutare un potente esercito per proteggere i tuoi interessi contro gli stati rivali. Completando missioni potrai progredire verso un'era più avanzata, ricevendo punti vittoria. Appartenente al genere EuroX, il gioco combina Eurogames e giochi 4X. Per saperne di più, sul nostro canale trovi un video dedicato. Inoltre, per quanto riguarda i componenti di gioco, in Brasil Imperial non possono non sorprenderci le bellissime illustrazioni presenti, opera della collaborazione fra ben 9 artisti. Vi informiamo inoltre che a causa di alcuni ritardi nella produzione, i segnalini azione in metallo e l'espansione automa saranno disponibili nei prossimi mesi. Vi terremo comunque aggiornati sulle tempistiche e modalità di spedizione. Un altro nuovo arrivo previsto per il 16 gennaio è Abbasso i Carciofi, un veloce gioco di carte di distribuzione mazzo di Emma Larkins per 2-4 giocatori, dai 10 anni in su e per partite da 20 minuti circa. Un eccezionale raccolto di prodotti spinosi ha invaso il tuo orto e c'è una sola scelta, sbarazzarsi dei carciofi. Raccogli le verdure per costruire il tuo mazzo e ottenere nuovi poteri, sbarazzandosi dei carciofi ad ogni mazzo. Avrai bisogno di fortuna, strategia e un pollice verde per far crescere una mano vincente. Infatti, se riuscirai a pescare un'intera mano senza alcun carciofo alla fine del tuo turno, vinci la partita. Se sei curioso di scoprire come si gioca a Abbasso i Carciofi, qui sotto in descrizione troverai il video dedicato al setup e allo svolgimento di una partita. Tra le altre nuove uscite di questo mese troviamo Marvel United X-Men. Nella battaglia per l'accettazione dei mutanti, la confraternita dei mutanti si considera superiore alla gente comune e trama nell'ombra per piegare l'umanità alla sua volontà. Ma gli X-Men sostengono che i mutanti e umani dovrebbero vivere come pari e in nome di questo principio si fanno avanti per affrontare ogni sfida. Viaggiano per il mondo nel disperato tentativo di proteggere gli innocenti, sventare le peggiori minacce e affrontare quei criminali una volta per tutte. Nel gioco Marvel United X-Men, da 1 a 5 giocatori dovranno assumere il ruolo dei celebri X-Men e collaborare per fermare il piano supremo di un potente criminale controllato dal gioco. Ogni criminale svelerà poco a poco il suo peculiare piano attraverso specifiche carte che innescano differenti effetti e minacce che pongono agli eroi varie sfide in vari luoghi. Gli eroi dovranno scegliere con attenzione le carte da giocare dai loro mazzi unici, che non solo offrono azioni e superpoteri diversi da utilizzare, ma si combinano anche con le azioni degli eroi per compiere l'impossibile. Create la vostra storia, unite i vostri poteri e salvate il mondo. In Dream Quest potrete partire per un'avventura con la vostra famiglia e diventare gli eroi delle vostre storie. Quando un bambino si addormenta, i suoi sogni hanno il potere di trasportarlo in un mondo popolato da creature meravigliose e da mostri inquietanti, il mondo di Dream Quest. Si tratta di un gioco d'avventura cooperativo per 2 giocatori, idealmente un adulto e un bambino, che assumono i ruoli di guardiano e sognatore. Insieme cercherete di completare una missione prima che il sognatore si svegli, scegliendo il percorso da seguire, prendendo decisioni, combattendo mostri, lanciando dadi e cercando di raggiungere la fine dell'avventura in tempo. Se il sognatore si risveglia prima della fine della missione, bisogna ricominciare l'avventura, ma gli eroi hanno acquisito un'esperienza che li renderà più potenti. Dream Quest include anche un libro illustrato che può essere utilizzato per registrare la propria avventura, personalizzandola per poterla ricordare in seguito. Abominevoli orde di mostri hanno invaso il mondo di Skytear e gli eroi dei 4 reami hanno forgiato un'alleanza per sconfiggere la minaccia comune.
Sky Tear, disponibile in lingua italiana dal 27 gennaio, ti farà provare le sensazioni di un gioco di carte collezionabile con la convenienza di mazzi già pronti e modalità di gioco facili da intavolare, riprendendo lo stile dei videogiochi Tower Defense, ma è più esatto dire che si tratta di tre giochi in uno. Questo perché dispone di ben tre modalità diverse: solitario, giocatore dell'alleanza contro il bot dell'orda; cooperativo, due giocatori dell'alleanza contro il bot dell'orda; e competitivo, 1/2 giocatori dell'alleanza contro il giocatore dell'orda. Eleven, il gioco da tavolo manageriale calcistico, è un gestionale tematico per 1-4 giocatori. Mettiti alla prova con 6 diversi scenari in una coinvolgente modalità solitario, o invita i tuoi amici a diventare manager di calcio di club, competendo per ottenere il titolo di campione. Formate la vostra squadra, assumete lo staff, migliorate le infrastrutture dello stadio e gestite al meglio le risorse e gli eventi che si frappongono fra il vostro club e la vittoria. Il club infatti ha un disperato bisogno di vincere, ecco perché ti hanno assunto. Manda i tuoi scout a ingaggiare nuovi talenti, allenali per liberare il loro potenziale e farli diventare stelle del calcio amate da migliaia di tifosi. Ma non dimenticarti di coloro che lavorano per la squadra ogni singolo giorno: medici, allenatori, steward e analisti. Costruisci il tuo team e gestisci il tuo staff per ottenere ulteriori azioni. Espandi lo stadio, usa le diverse abilità dei tuoi dirigenti e sviluppa tattiche per sorprendere i tuoi avversari. In vista della celebre fiera di Norimberga, la Spielwarenmesse, che si terrà all'inizio del mese di febbraio, diverse case editrici tedesche hanno annunciato tante nuove uscite previste per la prima metà del 2023, fra cui le espansioni per Mille Fiori di Irene Knizia. L'espansione permette ai giocatori di continuare a navigare per la città per incontrare personaggi di spicco e creare capolavori in vetro. Potrete posizionare il nuovo tabellone di gioco, che estende la pista di navigazione accanto al tabellone principale. Il gioco contiene ora carte doge che portano punti, movimenti modificati o un diverso ordine di gioco. Inoltre un piccolo consiglio di cittadini influenti, la signoria, consiglierà il doge e influenzerà gli eventi politici della città. 9 diversi capolavori possono essere raccolti lungo l'avanzata rotta marittima che conduce a redditizie e città commerciali. E se si riceve un capolavoro, è possibile raccogliere immediatamente punti preziosi e utilizzare il capolavoro per riempire la vetrina del negozio. Se si sceglie con saggezza, si possono ottenere altri punti alla fine del gioco. Infine, per quanto riguarda i progetti Kickstarter, vi segnaliamo Chesney. Chesney è il gioco perfetto per tutti i giocatori che amano i deduttivi uniti a una buona dose di strategia. Con il suo sistema a doppia fazione e le varie carte personaggio, tutte le partite sono sempre uniche. I giocatori useranno la loro astuzia e la loro strategia in ogni round per superare gli avversari ed emergere vittoriosi. Ma fate attenzione, la natura imprevedibile del gioco fa sì che chiunque possa essere preso di mira in qualsiasi momento. Riuscirete a resistere al caos e ad emergere vittoriosi nel regno di Catrolia? Dopo 3 turni di partite indipendenti potete ottenere la vittoria finale tramite il punteggio più alto. In Among Cultists, a social deduction thriller, diventa un membro di una società segreta e impedisce il rituale di una sinistra setta prima che un male nascosto venga risvegliato all'interno di un'università. Si tratta di un gioco deduttivo e investigativo per 4-8 giocatori, dalla durata di circa 45-60 minuti, dove a ruoli nascosti si interpreta un investigatore o uno dei cultisti. Ognuno con i propri obiettivi. Muovetevi attraverso l'università e cercate di evitare gli incontri, che possono uccidervi in segreto. Ma anche se verrete uccisi, potrete continuare a giocare come fantasmi. Avete solo 10 turni per raggiungere i punti necessari o per eliminare tutti i cultisti che cercheranno di sabotarvi, o addirittura di uccidervi. Potrete aumentare la complessità con tanti ruoli interessanti, aggiungere più varietà con mappe interattive e giocare con il modulo delle professioni per ottenere ulteriori strategie. Ogni sessione così sarà molto diversa dall'altra. Siamo arrivati alla fine anche di questo video e io come sempre spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di attivare la campanella e seguirci sui nostri social. Ciao!